la preghiera e l'annuncio. Intorno a queste due parole Papa Francesco ha intessuto l'omelia della messa celebrata in Piazzale Kennedy, una sorta di rete affidata ai genovesi per essere pescatori di uomini. Non serve essere perfetti per annunciare il Signore, ha precisato nell'omelia, ma bisogna superare le chiusure perché il Vangelo non può essere sigillato. Il Signore, che non apprezza gli agi e le comodità, ci vuole in uscita, liberi dalla tentazione di accontentarci quando stiamo bene e abbiamo tutto sotto controllo. Ma il cristiano non è un velocista che corre all'impazzata o un conquistatore che deve arrivare prima degli altri, è piuttosto un maratoneta speranzoso, capace anche di non piegarsi alle logiche del mondo che ci vuole sempre di corsa, schiacciati dalle cose da fare. E per gettare ogni giorno l'ancora in Dio, il Pontefice ha nuovamente ribadito il potere della preghiera che collega cielo e terra e permette al Signore di entrare nel nostro tempo. Non un modo per stare un po' più in pace con se stessi, ma un modo per portare tutto a Dio, mettersi in gioco per intercedere insistendo assiduamente gli uni per gli altri. Ecco il nostro potere, ha concluso Papa Francesco, non prevalere o gridare più forte secondo la logica di questo mondo, ma esercitare la forza mite della preghiera con la quale si possono anche fermare le guerre e ottenere la pace. Verso di noi.